false notizie da social letteralmente impazziti mettono sempre maggiore apprensione nella popolazione in merito ai contagi fantasma. Per questo motivo abbiamo voluto fare il punto della situazione con il dottor Daniele Ferrucci, dirigente medico della direzione sanitaria del presidio ospedaliero di Piedimonte Matese. Qual è al momento la situazione oggi, 22 marzo, all'ospedale di Piedimonte Matese, tenuto conto che lei trascorre tutta la giornata in ospedale, ci dicono, e parte della serata, e quindi conosce bene la situazione? Allora, al momento le posso dare l'ultima notizia che è proprio di, diciamo, pochi secondi fa, che io già ho provveduto a comunicare ufficialmente, prima alla stampa e poi sul mio profilo Facebook, che il tampone della paziente ricoverata in contumacia, in isolamento nel nostro presidio ospedaliero, tampone effettuato il 19.03.2020, è risultato negativo. Benissimo, questo ci fa anche capire che il personale, sia pure con grande impegno e grande professionalità, non è ancora in sofferenza perché i casi non sono tanti. Ecco, per quanto riguarda invece i presidi di protezione come mascherine ed altro, siete forniti sufficientemente? Perché anche qui la situazione non è molto chiara. Allora, noi siamo forniti dei presidi dettati dalla normativa vigente sia del Ministero dell'Istituto Superiore di Sanità, della Regione Campania e delle leggi attuali. Ovviamente c'è una corsa continua alla richiesta di questi DPI, in quanto nel momento in cui c'è un paziente in isolamento, continuamente che ha bisogno di assistenza, continuamente il personale medico e paramedico deve svestirsi e vestirsi per poter restare in assoluta tranquillità e sicurezza nei confronti del vicino al paziente. Senti, quanti pazienti avete in isolamento in attesa del tampone adesso? A questo punto solo una persona, solo un maschio, che già ha effettuato un primo tampone circa 5 giorni fa ed è risultato negativo. Avendo avuto qualche altra complicanza, diciamo, diagnostica, e ha ritenuto opportuno Rimanere in venire ospedale. in ospedale e chiedere un ulteriore approfondimento diagnostico e medico. E quindi stamattina è stato effettuato un secondo tampone al paziente che abbiamo in ospedale. È difficile probabilmente, ma prevedete un aumento di pazienti? Innanzitutto, come siete organizzati in termini di percorsi di accesso in pronto soccorso? Allora, il problema è questo qua, che noi abbiamo, diciamo, disegnato, organizzato un percorso abbastanza sicuro nel nostro presidio ospedaliero. Per la verità, forse tra quelli un po' più sicuri. Ovviamente ci troviamo di fronte a una cosa nuova, una cosa totalmente sconosciuta e quindi per quanto si può essere bravi o perfetti o diciamo, ben organizzati, ovviamente la paura che si possa sbagliare, che ci sia qualche falla, c'è sempre. Però io devo riconoscere, devo dire grazie a tutto il personale medico e paramedico, al personale tecnico, che anche se trovandosi di fronte a una cosa nuova, nuova per tutti noi, al momento stanno dimostrando abnegazione, competenza, qualità e dedizione al lavoro. E siamo allo stremo, ovviamente, perché diciamo, la tensione è alta. Io, iniziando da me, io torno a casa, non bacio, non saluto con affetto i miei figli e ti assicuro che non è una cosa, diciamo, piacevole. Senta, il professor Paolo Ascierto, che tutti conosciamo, soprattutto in questi giorni abbiamo imparato a conoscere, in una recente intervista rilasciata a Caserta Sera, come rimedio, ovviamente lui parla di questo farmaco in via di sperimentazione e soprattutto l'isolamento. Lei è d'accordo, ovviamente? Allora è inutile dire che il farmaco migliore è quello di stare a casa, perché noi sappiamo benissimo che la catena del contagio si interrompe solo se si sta a casa. Mi rendo conto e ci sono momenti surreali, inimmaginabili, ognuno di noi riflette e dice ma che cosa succede? C'è un nemico invisibile che ci tiene fermi, ci tiene bloccati, è come una guerra, ma tu in genere nella guerra hai un nemico, lo conosci, lo vedi da
da lontano e forse puoi nasconderti. Qua non sai da che cosa nasconderti, perché è una cosa che non si vede, non si sente, non si percepisce. L'unica cosa è l'isolamento. Io approfitto per dire: state a casa, state a casa, state a casa. Lo dico tutti i giorni ai miei figli, mi rendo conto, lo dico a me stesso. Io purtroppo non posso farlo, io devo contribuire con tanti colleghi e tante persone, con altri, a cercare di arginare, di fermare, di tamponare, e io sono obbligato ad uscire, così come mia moglie, che anche lei lavora in un ospedale. Ma chi non lo può fare, vi prego, state a casa, lo so. Ieri è stata una giornata di primavera, era una bella giornata, mi rendo conto in altre occasioni si desiderava uscire ad una scampagnata, si desiderava stare fuori, è tutto assurdo, però purtroppo è l'unico modo per arginare il contagio, è quello di non trasmetterlo agli altri. Grazie dottor Ferrucci per la sua disponibilità e per averci spiegato chiaramente come sta davvero la situazione. Grazie anche ai suoi medici. Io volevo solo approfittare di una cosa. Prego a quelle persone che fanno girare video, audio, con cose non vere, di non creare allarmismi. È un momento serio, è un momento di unità nazionale, è un momento dove non bisogna cercare protagonismo, dove non bisogna dire ciò che non si sa che non è vero. Io che sono il primo che mi sto esponendo anche sul mio profilo Facebook, proprio perché mi rendo conto che dare un messaggio di tranquillità e di serenità, dire la verità, aiuta moltissimo. Prego a quelle persone che ieri hanno fatto girare un audio, diciamo, con cose inaudite e terribili bugie, di non farlo più, anche perché si incorre anche in sanzioni penali. Faccio un appello a tutti, cerchiamo di essere responsabili, cerchiamo di essere maturi, la paura l'abbiamo tutti, specialmente chi è che sta in prima fila, ma non creiamo allarmismi inutili. L'unica cosa, ripeto, stiamo a casa, riscopriamo alcuni valori, mi rendo conto è difficile, ma non allarmiamo a volte inutilmente la nostra collettività. Ecco, grazie anche ai suoi medici, agli infermieri, operatori sanitari, senza dimenticare il preziosissimo personale delle pulizie. Grazie ancora e buon lavoro. Tutti sono straordinari, tutti contribuiscono dall'A alla Z a far sì che le cose vadano in un certo modo. Aiutateci e ringrazio anche, approfitto, tutte le persone che stanno dimostrando con gesti di qualsiasi genere, di qualsiasi tipo, affetto, solidarietà a tutta questa straordinaria squadra del presidio ospedaliero di Pinemonte, per far sì, per rendere sereno e rendere sicura la nostra zona e il nostro territorio.